Belen perde la pazienza con Costanzo, basta parlare sempre di lei Vin Zuiden. Le domande indiscrete di Maurizio Costanzo spazientiscono Belen Rodriguez. Cancelletto Belen Rodriguez, ospite al cancelletto Maurizio Costanzo Show assieme al fratello Jeremias, perde la pazienza per via delle domande indiscrete e di alcune frecciatine da parte dello stesso conduttore. Nell'articolo che segue esamineremo ciò che è accaduto durante l'intervista. Durante l'intervista ai due Rodriguez, Maurizio Costanzo non ha perso l'occasione per parlare di Cecilia, la sorella più piccola, trattando l'argomento scottante dell'armadio, su cui si è molto discusso. Per molto tempo si è detto che Cecilia e Ignazio, infatti, avessero avuto un rapporto orale dentro l'armadio, indignando sia gli spettatori che gli stessi concorrenti della casa. Di recente, tuttavia, tali voci sono state smentite, poiché è venuto fuori che i due innamorati stessero solo parlando in privato, scambiandosi al massimo un innocente bacio. Belen, prendendo come suo solito le difese della più giovane sorella, ha ribadito tale notizia, affermando che Cecilia non avrebbe mai fatto nulla di tanto volgare. Per ovvi motivi di audience, però, il Grande Fratello ha lasciato credere tutt'altra cosa, aspettando addirittura una settimana per chiarire l'equivoco. Belen, nonostante ciò, non si dimostra arrabbiata da tale strategia adottata dal programma televisivo, ammettendo con sincerità che anche lei avrebbe tardato a chiarire le cose se ciò avesse conseguito un aumento di ascolti. La frecciatina di Maurizio Costanzo. L'intervista continua e l'argomento si sposta sulla vita sentimentale di Belen che, di recente, ha interrotto in maniera definitiva la relazione con Andrea Iannone, video. Maurizio le chiede se per caso sia ancora innamorata del giovane pilota, ma la Rodriguez preferisce non rispondere, desiderando che la sua privacy venga rispettata. Maurizio Costanzo, allora, si rivolge a Jeremias, chiedendogli se per caso si è innamorato di qualcuna. Il giovane risponde semplicemente che ciò che ama è l'amore stesso. Al seguito di tale risposta, però, Maurizio non si trattiene e si lascia scappare una frecciatina, domandandosi ironicamente se i fratelli Rodriguez pensino di portare l'anello al naso, un chiaro modo il suo, per dare degli ignoranti ai suoi ospiti. Questa frecciatina è la goccia che fa traboccare il vaso e Belen perde la pazienza, ribattendo all'invadenza del conduttore con una domanda provocatoria riguardo la sua relazione con Maria De Filippi. Costanzo non si lascia intimidire e risponde a tono, affermando che mentre lui si è sposato ben 22 anni fa, senza mai divorziare, Belen non ha fatto altro che sposarsi e separarsi. Belen ribatte, dichiarando falso ciò che il conduttore afferma, poiché Costanzo porta sulle spalle ben 4 divorzi. La Rodriguez conclude dicendo che è arrivato il momento di tutelare maggiormente la propria privacy e che è bene smetterla di parlare e criticare sempre e solo lei.